lasciateci da. Sono stato padronato da noi. Nessuno ha detto che non possono partecipare. Possono partecipare. Con la casa ci potresti vendere la parola della maggiorità, passare al consorzio e poi fare discussione. Più discorsi che potete fare voi, da questo non volete fare, posso dimenticare che non va. Durante l'assemblea, che ha visto la partecipazione di oltre 30 sindaci, è emerso il rapporto conflittuale che al momento lega le due realtà territoriali che gestiscono il ciclo dei rifiuti, Corisa e Iele. Non si può solo, ha ribadito una dipendente del consorzio, parlare di liquidazione del consorzio e di una riorganizzazione della Iele. Questa precisazione è d'obbligo. È necessaria invece una riorganizzazione del ciclo dei rifiuti con tutte le energie in forza del consorzio e della sua società partecipata. Questo comune ha pagato lui i rifiuti. Io non faccio sto mestiere, ho detto prima, va bene. Però mi sembra strano che un dipendente del consorzio attraverso la Iele, se è dipendente della Iele, scusate, ma come fate per pagare voi il comune il dipendente? Ma io non lo so, Cristoforo, i tempi nostri forse queste cose, perché c'era un segretario che controllava, un ragioniere che diceva le cose, ma qua sono cose allucinanti, almeno solo a sentirle. Dal canto loro gli amministratori hanno manifestato volontà discordanti sul futuro del ciclo dei rifiuti, molte critiche nei confronti delle attuali gestioni sia del Corisa che della Iele, visti come carrozzoni politici non in grado di assicurare un futuro al servizio. Entro oggi la provincia convocherà un tavolo tecnico nel corso del quale bisognerà decidere se affidare nel Cilento il ciclo dei rifiuti ad Ecoambiente Salerno, alla Iele o ad un soggetto privato. Innanzitutto dobbiamo garantire lo stipendio a questi nostri lavoratori, non si può lavorare e non si viene pagati, tra l'altro veramente mettendo in crisi intere famiglie. Ci sono qualche dipendente che voglio dire, ha un credito di circa 12 mesi, realmente diventa realmente oneroso. Io mi rendo conto che la situazione è difficile e drammatica da parte dei comuni, ma una soluzione oggi c'è grazie alla certificazione dei crediti della pubblica amministrazione che ha messo in essere il governo centrale. Oggi mi sembra strano che la provincia, da quanto ha detto l'assessore, senza nessuna polemica, voglia addebitare tutto ai comuni. I comuni sono vittima di questo stato di cose perché non hanno responsabilità in questo, anche se nel corso degli anni abbiamo cercato di mettere in campo qualche proposta che poi è andata via via sempre scemando. Noi quello che diciamo come Comune di Ascea è quello di voler salvare la Iele, ma bisogna capire quanto ci costa salvare questa Iele, cioè nel senso che io da quello che so è stata fatta una nota l'anno scorso dal commissario alla Iele dove bisognava appunto che la Iele gestisse il ciclo integrato dei rifiuti, ad oggi non è partita, paghiamo sempre uno scotto di mancanza di comunicazione tra Corisa e Iele, quindi con problemi poi gestionali che si riversano sugli amministratori. Anche l'anno scorso ci incontrammo a Valloscalo dove evidenziava una serie di problematiche che di fatto ad oggi possiamo rimettere la stessa intervista dell'anno scorso, non è cambiato praticamente nulla.